sindaco appunto di Comiso, Salvatore Zagoli, Antonio Brancato, che ringrazio per questa sua presenza, che è scontata perché è il corrispondente, il nostro corrispondente da Comiso, così come Massimiliano Melilli, anch'egli corrispondente da Comiso di Telenova. Brevissimamente sottolineerei il ruolo di questa sera che ricopre Telenova, in un solo aspetto secondo me. Pensiamo di rendere questa sera e mi auguro nelle prossime sere un servizio a Comiso. Un servizio a Comiso nel senso che Comiso ha il diritto e direi quasi il dovere di assistere, di informarsi, di seguire e di inserirsi su questo filo conduttore dell'amministrazione comunale. E discorso mio molto semplice. E aprirei questa parentesi, questo incontro stampa con il sindaco di Comiso chiedendogli questo, forse per rompere un po' il ghiaccio. È un ragazzo, se non le dispiace mi rivolgerei a lei in maniera più semplice. Confidenziale, diciamo. Che rapporti hai avuto con la stampa tu locale in passato? Come consideri la stampa locale? Io in passato, finora, posso dire di aver avuto buoni rapporti. Sai che ci sono tanti progetti per la ristrutturazione della base. Ecco, io più che un giudizio su questi progetti, mi interesserebbe avere da te una riflessione sul ruolo che l'ente locale, Comiso, il comune di Comiso, può svolgere nel determinare in un senso o nell'altro il futuro di questa installazione militare. Non c'è una sopravvalutazione della possibilità, della capacità dell'ente locale di incidere in decisioni che forse sono più grandi, che assumono una dimensione molto più grande. Ma questa parte finale della domanda è probabilmente la parte iniziale della mia risposta, perché come si sa io ho vissuto, come tutti i comisani, questa vicenda della base NATO non da ora, e si parla della sua riconversione, non da ora che sono intervenute le novità che tutti sanno, ma fin dalla sua costruzione nel 1981, o addirittura fin dalla prima notizia. Io sono stato uno dei primi ad essere informato di questa decisione del Consiglio dei Ministri, perché era un caldissimo pomeriggio di agosto, il 7 o l'8 agosto, e un giornalista mi telefonò, perché ero segretario del Partito Comunista, chiedendomi addirittura già cosa pensavo di questa decisione del Consiglio dei Ministri. Quasi vicino allo zero, però il giovane è incentivato a produrre bene, perché poi deve distribuire queste cose. Io penso che la soluzione va cercata in questa cosa. Diminuire tutti quelli che sono gli oneri aggiuntivi, costo del lavoro, oneri previdenziali, costo del denaro, roba del genere, proprio creando una corsia preferenziale, creando una specie di riserva nei giovani, perché il futuro della nostra economia, la possibilità di avere una prospettiva, dipende proprio da questo, cioè dal fatto che sorgono delle piccole e medie aziende che possono dare un significato. Mi chiamo Giuseppe La Rosa e senta, io volevo fare una domanda a entrambi, visto che siete le persone a cui darò il voto. Volevo sapere, sotto il profilo economico, voi che ruolo giocate nel nostro comune, nella nostra provincia, visto che magari andrete a Roma a fare uno il senatore e l'altro l'onorevole, io ve lo auguro. Siccome Roma è un po' lontana e noi ci scontriamo con un'amministrazione comunale di sinistra, che un po' di problemi me li fa vedere anche nel mio lavoro. Che lavoro fai tu? Io sono un ristoratore, cioè fortunatamente riesco ad avere tanti clienti, però i problemi me li dà la politica. Cioè io devo combattere con la politica, non con la concorrenza, questo è l'unico handicap che ho ogni anno. Quindi volevo sapere il vostro ruolo, no nei miei confronti, cioè come settore, quindi sotto il profilo del turismo, cioè che programmi vorreste appoggiare per Marina di Ragusa e la costa? Specifico, voglio dire, avete intenzione di agevolare la costruzione del porto turistico? Avete intenzione di dare altre concessioni demaniali nella zona per incentivare anche la situazione balneare, che è un po' uno sconforto, questa storia delle spiagge libere che magari non danno tutti i servizi alle persone che fanno turismo di giornata e si devono cambiare
come degli indigeni in spiaggia. Ho detto proprio perché i finanziamenti vanno a finire poi in un buco, la Cassa del Mezzogiorno. Ma lui diceva finanziamenti da restituire anche a tasso zero. Allora, io innanzitutto riempirei tutta la costa di villaggi, tutta la fascia costiera. Sempre con per il turismo, perché abbiamo una costa invidiabile. Purtroppo mancano anche le infrastrutture, quindi lo dobbiamo dire. Per quanto riguarda il problema che hai posto tu, è agglomerato, diciamo, cementificato, perché si potevano costruire le abitazioni di villeggiatura a mare, però se ci fossero state delle amministrazioni che avessero programmato quello che è lo sviluppo urbanistico, quindi con piano regolatore, quindi con parametri decenti, non avremmo avuto quegli alveari, che non so se lo sapete, fra Casuzze là ci sono degli alveari in cui ci sono casupole e tutte, o quelle strade di 2 metri, 2 metri e mezzo, quelli che sono i riposi settimanali. Ecco, queste per le zone turistiche dovrebbero, come sono in tutte le altre parti, essere in parte liberalizzate, cose che per certi versi da noi, con le diciamo trovate cervellotiche per esempio per regolamentare il traffico a Marina del Recuso, l'abbiamo visto qualche tempo fa, con tutte queste trovate che vengono, non so, una mattina un assessore si alza e decide. Ho raccolto 1400 film per regolare il piano traffico, una mattina un assessore si alza e senza avere nessun dato per riguardo i flussi di traffico, che riguarda gli spostamenti, che riguarda le attività in un certo periodo dell'anno, riguardo turismo, occupazione, nuove imprese, eccetera eccetera. Però secondo me il problema fondamentale della nostra provincia è quella di trovarsi in un fosso. Cioè, noi la marginalità. Sì, cioè voglio dire, noi non abbiamo, ed è scandaloso, una linea ferroviaria che colleghi Ragusa e Catania, che sappiamo benissimo che è la capitale economica, quindi le stesse materie prime che sono necessarie, gli stessi macchinari che devono arrivare per aprire un'industria, costeranno sempre 2-3 volte rispetto a un'impresa che si deve costituire in Lombardia. L'agricoltura è fortemente penalizzata anche dalla mancanza del trasporto. I costi di produzione coincide il costo del trasporto. E anche gli incentivi che diceva prima sono compresi anche nelle aziende agricole. Di chi praticamente ha dato parere favorevole a questo contratto di programma e contratto di servizi, ultimamente le ultime responsabilità, perché poi sono storiche a volte, che ha dato parere favorevole a questo contratto, perché se le commissioni avessero dato parere contrario questo programma si sarebbe dovuto riscrivere tutto, perché è un assurdo che sulla Bologna-Firenze si parla del quarto binario e la tratta ad alta velocità debba terminare a Napoli. È un assurdo avere questi 5 miliardi per poter utilizzare poi 70 miliardi che sono pronti per la Vittoria Ragusa, ma che noi non possiamo utilizzare perché ci manca il progetto esecutivo. Ok, volevo fare un intervento io e poi do la parola a Carli. Io volevo dire una cosa sola, ricordo, si è parlato dell'articolo 23, sì, che secondo me è stata una delle più grandi strumentalizzazioni della sinistra ai danni soprattutto di un mare di giovani in Sicilia che sono stati usati letteralmente e sfruttati a fini solamente clientelari da questi signori per farsi belli ai loro occhi. Molti dei miei alunni vengono solamente per le 3.000 lire che percepiscono al giorno. Ma è un'occasione sprecata per loro, però. Sì, ma non hanno nessuna. Sì, però sono tanti soldi sputati, proprio tanti. Ne sono convinto pure. C'era Carli. Non c'era, perché sì, io ritornavo su un discorso che si era fatto prima, onorevole. Qualche tempo fa avevamo fatto uno studio sull'aeroporto, sulla base NATO, si ricorda, che avevamo presentato con l'interrete, si ricorda? Fammi ricordare. Quando avevamo fatto l'intermedio, dove avevamo fatto quella riunione, si era fatto lo studio sull'aeroporto che era... Sì, sì. Cioè, avevamo considerato che tutto sommato non ci voleva una grossa spesa per mettere in funzione un impianto del genere, che oltretutto potrebbe essere una soluzione veramente... E qua c'è un assessore di Comiso che un pochettino potrebbe essere interessato alla situazione. E qui volevo sapere che fine ha fatto tutto questo lavoro che abbiamo fatto io in prima persona, cioè come mai non è andato avanti, perché non è che si parlava di grosse spese, perché oltretutto noi sappiamo che noi abbiamo una pista che è di 1680 metri,
che poi con pochi soldi si potrebbe portare a 2002 senza problemi. Vabbè, comunque, non è questo il problema, non infatti, è questo, il problema non è questo. Però io ritengo che sarebbe un grosso fattore per incentivare sia il commercio per quanto riguarda i cargo, sì, e per sia per quanto riguarda dei charter per arrivare nella nostra zona.